La banana secondo me gioca Banana anche. blocca Buster Wolf. Buster Wolf non lo so, di sicuro Secondo fa me credo di sì. trippare, però Mi sa che blocca l'animazione. una cosa molto importante è Proviamo. la banana alla legge contro Terry, dato che una cosa che Ma adora Utre? Terry fare è i crouch Che fa kick. quello? Cosa? Ragazzo, Sandy è già entrato nella testa, ha lanciato lì la banana, l'ha fatto spostare in là, ci ha tauntato. Ha fatto i suoi giretti. Lui ha tutto già programmato, lui ha già il game plan, tutto quanto piantato in testa. È però la corner. Il Corner corner per uscire control di Aikuta, Aikuta. sì. Neanche a dirlo, guarda lì la gambina. Beh, da un tilt. Però sto, cioè, vedi che è un match che di puro posizionamento è molto volatile. Perché un istante sono al corner, un istante sono alla piattaforma centrale. Si alternano, cioè non stanno fermi nella posizione. Non esiste il giocare al corner, esiste il muoversi. Sì, la Guarda lì. cosa che fa Diddy Kong è punire appunto whiff che fanno le persone. Un altro di quei personaggi che fa whiff punish, specialmente grazie alla banana. Però il problema è che con Terry, che ha troppe mosse e sono tutte anche abbastanza safe, è difficile fare whiff punish. Poi Sì, con un assolutamente. personaggio abbastanza esplosivo, Diddy che è abbastanza Esplosiva di leggera. poco. Attenzione perché Smash non chiude ancora. Il panzone muscoloso. È panzone muscoloso. Eh Non sì, gli si può dire è più niente. pesante di Samus. Guarda lì. Continua. Vedi, mi dimentico sempre che FT di Fa fatto due frame. copre. Prova un Capito. date off stage, purtroppo Bravo, non che è funziona. prontissimo. Prova a punire una cosa che punibile non lo è, purtroppo. E allora abbiamo Esatto. un Terry col Go! A 152%, che è una percentuale con Abbastanza cui alta ti per i puoi Terry, però. facilmente volatilizzare. Solo che, se non sbaglio, Diddy non dovrebbe avere tutte queste grand conferm a questa percentuale. Purtroppo no, cioè Deve le conferme ammazzare di di Raw Diddy Hit. Kong. Allora, finiscono quando finiscono quelle col down tilt, perché da un tilt da una certa percentuale Sì, in sì. poi smette di fare combo col bear, con l'up smash. In questo caso. Infatti vedi che sta provando, è un po' disperato alla ricerca di quell'up smash o quella Ma quella kill. side B potrebbe. Ah, Sì. A quanto pare ricoveri il momentum era pochissimo. abbastanza dal salto, ok. Ah, lei ha provato a cosa? Infatti indietreggia verso la banana che però si è smaterializzata, mi sa che era già stata presa da terra. Sì, la cosa che piace vedere a me quando vedo Diddy Kong, un SD, No, 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 non un è SD lì. no, però ha ceduto Ci è sul andato control. vicino. Ha rischiato perché pensava di atterrare sullo stage, chiaramente. Succede a molti, state attenti a dove fate la vostra recovery. Soprattutto se giocate di bagascia Eva. Bella read con l'air Attenzione, dodge. bellissimo. A prendere i landing, quella cosa È è abbastanza buona, sì. proprio inaspettatamente forte. Perché Laga un copre bot on shield, distanza, però. è soprattutto tanto attivo e copre distanza. Cioè c'è un'area che è negata dalla possibilità di Master Wolf. È abbastanza grosso, sì. Buster Wolf ha un'area. Master Wolf, Buster Wolf. Crash Burning Shield, Knuckle. no, Burning Burning Knuckle, è vero. Knuckle. Sono tutti nomi molto Volcanic simili. Viper, sì. Breaking the Law. Breaking Bad. Jesse. Se devi vincere. Non, niente, non ne sono più capace. Attenzione. No, da Ah, quella di. piccolo SD, Ormai l'ha ha mandato. fatto. No, SD non era. Cioè, da lì non sarebbe tornato neanche con la migliore delle recovery, mi sa. Non mi ricordo se ha fatto. No, l'ha preso con il fair. Adesso torniamo a una situazione abbastanza even. Questa play con la Bravo. banana da Gabriel, molto on point, anche Provato a se. fare rollback per tenerlo sul lato controllato dello stage, però Terry, non puoi Terry provare questa purtroppo cosa. controlla tutto lo stage per quanto è veloce. È stranamente veloce. Piuttosto per il fatto che si muove molto velocemente con delle hitbox che coprono tutta la parte frontale della sua Esattamente. hitbox. E tanto la parte frontale è sempre quella dove guarda, cioè dove c'è l'avversario. Appunto. Auto turnaround, la meccanica onesta. Che belli 5,99. 5,99. Vabbè, dai, c'è anche la versione budget. Ryo Ken o e Ken? Ryu, entrambi. Aspetta, quale secondo te è più broken, Ryo o Ken? Chiaramente Ryu. Ryu è molto più razzista. No, non è vero, Vero. Ken. Sono entrambi razzisti. Ah, però Ken è più aggressivo, Ryu ti campera. Eia, l'ha preso. Come L'ha si chiama? preso. La Buster Wolf. La Buster Wolf dalla legge è un mix-up tipico dei Terry. Lo vedo spesso. Cos'è? Pensi di poter atterrare sicuramente on stage, a mid stage? Pensi di essere al sicuro? Non sei mai al sicuro. Guardati bene le spalle, perché c'è Terry Bagnoli. Per i bagnoli. Cato i bughetto. Allora, dove stavano andando? Non lo so, io non sto guardando. Comunque, devo dire, l'evento mi sta piacendo molto per quanto è diversa È in l'area che ritardo. c'è. Sì, Sì. A l'aria calda, sottolineo. parte quello, Sto un ma po' a morire, però. più che altro la parte interessante sono i diversi setup, le due stream ovviamente.
E c'è un'aria diversa, la doppia Avenue più o meno. È tutto diverso, però è molto bello. Comunque, ritornando al match. Sempre con È entrato nel questo. Terry Advantage State, non uscirà più. Questo purtroppo è un frullatore di mosse di Terry. Vediamo se Gabri riuscirà a uscire dal corner. Purtroppo non riesce a No, uscire dal corner. con un Oh 100% basta. mio Però non Dio! torna nemmeno Terry. Era un po' il disrespect, devo Ci ammettere. stava. Lo stesso. Siamo a due stock pari. Allora, devo È uno dirti. stock che se n'è andato con una gran parte del mental di Ragazzo Sam che se n'è andato con esso. La cosa che ho notato è che spesso Gabri molla scudo presto quando ancora Terry non è plasma. Vabbè, è safe. Quindi chiaramente agisce prima di lui. Sì, perché è una cosa con cui ho, come si dice, ho avuto problemi anche io, ovvero cercare di premere qualcosa quando l'avversario è nella Non può, vicinità. Non esattamente. puoi, contro Terry specialmente, Sì. perché Terry può deve avere hitbox giocarci più tanto per grosse o ha sapere. le hitbox invincibili, Aia, però però lo banda giù. Di stavo per dire, la mental di Gabri Sanboy è un po' distrutta, invece niente. sicuro questo è un buon boost, eh? Non Una bella scherziamo. lead, soprattutto. Una lead con tanto di quell'extra credit, perché va bene che è leggero, ma 87 non è ancora abbastanza per chiudere lo stock, nemmeno per Terry. Se non con un advantage molto clean. O forse Una con un... conversione da neutral che però non sta arrivando. E peraltro Terry che per ora chiaramente difetta del 2 in quanto ancora a basse percentuali. Però togliere questo stock potrebbe essere scomodo, anche perché Terry Diddy soffre un Kong, po'. e Diddy Kong eccelle nel gioco difensivo. Se vuole camperare, lui si mette lì, scuda con la banana. Come Potremmo stare dovrebbe. 5 minuti a guardare lì, banana che con lo scudo. Basta. Sì, tra parentesi, i Così miei fino alla game fine. con Gabri Sanboy era o controllavo la banana io e non approcciavo, o lui controllava la banana e E non non approccia. approcciava. Infatti vedi che è quella la questione. Diddy Kong può camperare, deve camperare, soprattutto in situazioni del genere, Cioè perché una vuoi lead fare un è pure commit buona. contro Terry? Sì, Non ti infatti conviene. assolutamente non ti conviene. Infatti vedi che sta giocando a mosca cieca intorno a lui, però lo stock se n'è andato. Vuol dire che già adesso camperare è meno efficiente in quanto. Purtroppo si è mosso leggermente tanto Sì. perché si era perso un po' nel suo movement. Ha senso, ha senso. Quando a una certa dopo che giochi a Flyswatter, Sì. una Prima o poi certa me lo ne prendi. prendi. E la volta che lo prendi con lo straight che uccide, Specialmente il Power. No, non il Power Guard, il Down B, come si chiama? Down B è. Merda, non mi Non ricordo. lo so. Vabbè. Il Down B. Il pugnazzo Power contro Dunk. tutto. Ok, Power Power Dunk, Dunk. Power Dunk. Mamma mia, sti nomi. Purtroppo Terry è fatto così. Jab jab power dunk. Ancora non ammazza la command grab. Cioè non so Prossima quando step B mai. potrebbe essere un Lì ha Mantra cercato di Boom. nuovo lo. L'ho vista rischiosissima. Bruttissima DI da parte di 5% Gabri di view Sanboy. e non lo vedevamo più quella scimmia. Però Purtroppo la DI è un po' così. è il bear chiude. Bel Recluta back 2-0. tilt. Wow, eppure un comeback di nota, devo Mica dire. male. Sta qua secondo te di chi è? Non lo so, ma sinceramente non lo vorrei nemmeno scoprire. Spero che non so, lo sapisci. Vabbè, dal colore si sarebbe visto. Allora, non si sa. Non Rimani si allora. sa. Comunque, buonasera, grazie benefattore della bottiglia d'acqua. Che poi ce l'ho anche una bottiglia d'acqua se ti serve. Molto Dopo, più dopo. grande. Non ti preoccupare, ho già. Non lo so. Non io. Cercano il ladraro. Io sono qua a Commentare. svolgere il mio servizio alla community. Uno dei più Ma perché importanti. non ci sono tutti? Ti odio di impesto. Che cazzo va? Dove siete? Quando servite? Ah, vabbè. In questo mondo è. Non lo so. A parole tue. Mazza o essere ammazzato. Oh, qualcosa del genere. Diciamo più o Oh. meno, dai. In questo mondo o sei il TO o lo prendi in culo. No, non giochi. Davvero. O sei il TO o giochi. Dopo la mia esperienza di oggi posso confermarlo. Che sei un tio. Però sto morendo. Giornata più pesante da quando ho iniziato a giocare a Smash. Ma sai cos'era ancora più pesante? Quell'F Smash bello lì caricato dopo il trip sulla banana. C'era quasi il down air da parte di Gabri. Anche se non è riuscito a prenderlo, prende la Sì, la gun di Top Gun è Diddy Kong. bellissima. Lei avrebbe dovuto aspettarsi quel landing lì perché dall'altra parte non poteva andare. Il fatto è C'era la che banana. la B di Terry quando è l'input non ha assolutamente Non lag. c'è un. Sì, però c'hai anche nulla drift. Dunque,
Proprio lo prendi mentre scende ancora, all'ultimo. Il landing te lo puoi aspettare, il problema è che devi essere molto più concentrato a Vanish. Sì, ha senso comunque. Stiamo parlando di late bracket qua. Sì. Adesso vediamo come... come Raikuta riuscirà magari a estendere la sua lead. Non tanto estenderla, ma... mettiamo in favore questo vantaggio assurdo che ha, ovvero le mosse potenti. Perché... ancora vivo. Ma un vantaggio ancora più potente che, secondo me... barare. A parte quello, il vantaggio che ha in questa situazione è che adesso è Gabri a dover cercare una conversion per ucciderlo. Esattamente. Rischierà di conversion da cosa? Deve cercare uno stray hit, poverino. Infatti, adesso vedi? Sì, deve cercare uno stray hit. Prossimo power dunk muore. Prossimo... qualsiasi cosa non muore. Power dunk, l'altro è power gazer. Adesso purtroppo Down Tilt non manda più nella direzione giusta, anzi manda troppo in avanti, quindi... o Gabri comunque... ti briga a trovare una side pick tipo ecco quella... Lì, per fortuna. Però conta, guarda prima per esempio che Gabri stava giocando un mondo molto attento a non prendersi un Buster Wolf da mid stage. Cioè era quasi tutto lo stage di distanza, ma comunque giocava di avanti indietro scudo. Perché tu non vuoi farti mixappare da quello. Soprattutto non quando sei così indietro. Quello lì avrebbe chiuso il suo stock. Adesso Terry deve cercare uno stock onesto. Adesso, con le virgolette che ho fatto con le dita. Adesso purtroppo Gabri sbaglia la punish su 2 AB. Non sarebbe stata una punish disastrosamente alta, ma comunque una punish che avrebbe aiutato la situazione, che è abbastanza tragica in questo momento. Non tragica, perché conta che l'advantage di Diddy è quel che è. Che non è assolutamente male. Il problema è la percentuale. Il problema è che... tipo quella, eccolo lì, e di scoppia purtroppo con un intero stock di svantaggio. Che se Gabri volta... gioca il neutral divino, divino proprio, è possibile. Però già non vedo un neutral divino, vedo un neutral che è un non carente, ma c'ha qualche falletta ogni tanto, e quelle fallette sono abbastanza per far entrare Terry Bogger spagnoli. Ha provato un po' il disrespect con il down air, non c'è riuscito. Gabri con un po' di disattenzione lì non è un disrespect, cioè è ciò che ti serve, perché devi chiudere sta lead. Se non lo ammazzi di ironia, non la chiudi. Oppure o giochi perfetto o lo prendi off guard. È la l'unica cosa cosa che ti resta. Che io penso è che tentare punish rischiose, tipo farti riversare da Diddy Kong con un down air, è peggio di restare on stage e lasciare che il Diddy Kong rimanga la legge. Specialmente perché non avendo altri mix up for the IP e avendo tu la banana in questo momento, ti conviene rimanere on stage. Specialmente in situazioni del genere dove il Diddy Kong ci sputi sopra, probabilmente cambia atmosfera. Per fortuna ha teccato. Fortuna per Raikuta, però eccolo lì. La tipica side beat. Tutto a posto? Tutto a posto. E vabbè, la run di ragazzo Sam si conclude velocemente dopo un'attesa di 2 ore e mezza.